Continuiamo e chiudiamo la mattinata con una tavola rotonda molto interessante, anche perché andiamo, come dire, sulle esperienze concrete di cui parlavamo prima, quindi su, anche andando proprio sugli strumenti, su questi strumenti di cui oggi abbiamo parlato molto e che poi li ritroviamo oggi, come vi dicevo prima, in moltissime strutture a livello nazionale, ma anche a livello locale. Mettilo di là. Allora, aspettiamo anche Alessandra Migliozzi e Caterina Perniconi. Intanto, visto che Marco Laudonio, che è qui accanto a me, che è dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è il nostro primo relatore della tavola rotonda, io gli passerei la parola, introducendolo, intanto dicendo che fare una comunicazione, diciamo così, smart al MEF non è facile, perché poi bisogna tradurre molte cose spesso difficilmente comprensibili se non si fa in modo corretto e con strumenti e linguaggi che funzionano. E soprattutto oggi lui ci parlerà della newsletter, direi più 3.0 che 2.0, che sta facendo il MEF, e soprattutto perché ci ha convinto un po' tutti dell'utilità ancora oggi della newsletter. Devo dire la verità, gli faccio i complimenti, perché io, come dire, a botta non avrei detto che era un'ottima idea fare una newsletter, e invece ci ha convinto tutti, perché sta funzionando benissimo ed è ovviamente integrata anche con tutti gli altri strumenti, tra cui Telegram. Grazie. Grazie Francesco, a questo punto, non andando a connessione, però mi recupero l'iPad che è lì, quello da 7 kg, grazie. Potenti mezzi del budget 0.0 fa sì che siano questi. Allora, buongiorno a tutti, per chi non mi conosce, io mi occupo da 3 anni della comunicazione istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, provando a elaborare una strategia digitale che in parte era favorita dal fatto di essere buon ultimi. Arrivando dopo molti altri, potevamo permetterci di non fare degli errori o di non avere degli innamoramenti. Questo però comportava anche l'esigenza di provare a raccordare una comunicazione che di base ha molte vie autonome. Un ministero composto da più dipartimenti, che ha per alcune funzioni più operative invece dei bracci armati, perdonatemi il termine, come l'Agenzia delle Entrate, vedevo qua prima Sergio Mazzei, l'Agenzia del Demanio, delle società come Consip, Sogei, quindi delle attività molto articolate che a volte neanche sulla stampa passano con chiarezza, con una certa paternità, perché è il tesoro, è le finanze, è il MEF. Si fa fatica dopo oltre 10 anni dalla riunificazione a considerarli un solo ministero. Questa cosa avviene anche all'interno. Per cui nel 2015 mi sono proposto di avviare una newsletter del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Un lavoro che ha scontrato il grande scetticismo degli stessi dirigenti con cui mi confrontavo, compreso il portavoce del ministro, attuale direttore della comunicazione istituzionale, che ci ha pensato a lungo, così il capo ufficio stampa. Perché? Perché il MEF è stato uno dei primi ministeri ad avere un sito, ed è stato uno dei primi ministeri ad avere con un sito un feed e una possibilità di un invio automatico dei comunicati stampa, che arrivavano non solo ai giornalisti, ma a chiunque si iscrive attraverso il sito alla mailing list. Quindi la mailing list comunque consente l'invio rapido dei soli comunicati ad oltre 3.000 indirizzi. Chiaramente questa cosa esulava tutti gli altri, quindi l'idea qual è stata? Vedere come vengono fatte le newsletter di alcuni dei soggetti che a me personalmente piacevano di più, quindi nell'ambito americano Vox.com, che nasce da 2 giornalisti molto attenti ai visual data, alle interviste video, a una scrittura semplice. Nell'ambito italiano un lavoro totalmente diverso, come quello di gruppi giornalistici. Pensate alla newsletter serale del Post, che ha un racconto anche in prima persona di quello che fa la redazione, ma soprattutto mette insieme cose molto diverse da parti diverse di un quotidiano. Ecco, c'è il ministero, ci sono le agenzie, ci sono le società, proviamo a raccontare settimana per settimana, in modo sintetico, quindi in breve,
quello che queste cose fanno che può essere interessante per i cittadini. Non avendo una redazione unificata, questo comporta, da quando siamo partiti e dai numeri zero, un continuo confronto con i responsabili comunicazione, stampa o social di queste società. Perché? Perché inevitabilmente ognuno nella sua ottica pensa che alcune informazioni che passano in primis verso la stampa siano utili ai cittadini. Sono arrivate X proposte per un bando, non mi interessa sapere che ci sono state 38 proposte, al cittadino interesserà sapere chi gestirà quel determinato bene o chi farà quella determinata gara, quindi impiegando dei soldi pubblici. E chiaramente questo è un passaggio che sta a me avere l'onere di spiegare ai cittadini, piuttosto che verificare che magari a volte anche altre amministrazioni si occupano di noi. Esempio concreto, il Dipartimento di Funzione Pubblica a dicembre ha stanziato oltre 14 milioni per l'anagrafe digitale per la popolazione residente, che però è un progetto che segue Sogei. Quindi in quel caso sono stato io, MEF, a chiedere a Sogei di approfondire il tema per poi inserirlo in newsletter e dire: attenzione comuni, ci sono 14 milioni di euro, usateli, perché altrimenti quei soldi non vengono spesi. E il comune non va a pensare che è la società gestita dal ministero che è un pezzo di quella cosa, che lui è arrivato da ANCI o dal Ministero dell'Interno. Quindi paradossalmente si fa una ricerca di selezione delle fonti, quindi un lavoro giornalistico, una newsletter che non è un giornale, una newsletter che non è un manifesto di quattro pagine, perché il problema è che tantissime amministrazioni pubbliche considerano newsletter e internet come l'intranet, come una bacheca in cui mettere 100 cose. Bene, le persone ormai comunicano quasi esclusivamente tramite smartphone, le compagnie telefoniche contano i giorni a 28 giorni oppure ci allungano dei mesi, quindi o ho il wifi oppure voglio stare connesso il meno possibile. Questo, se io voglio essere eletto e sono un'amministrazione, mi costringe a fare testi brevi con titoli parlanti e abbastanza sintetici, con uno o due link all'interno, perché poi le persone si tengono questi contenuti. Siamo partiti a novembre, se voi andate su MEF Govit, in basso vi trovate i cookie, quando li chiudete c'è una fascia arancione, una bustina che salta e ti dice scriviti alla newsletter di in breve. Vai su una pagina in cui ti spiego cosa ti inviamo e ti chiedo mail e cappa. I tecnici con cui abbiamo sviluppato il progetto mi dicevano che non avrebbe avuto senso mettere il capo. Ho chiesto ieri i dati che vi avrei voluto mostrare, abbiamo avuto 2043 iscritti da novembre, 2043 persone che si sono iscritte senza vedere un singolo numero della newsletter online, perché non ho online l'archivio, anche perché all'inizio non sapevo, era un esperimento, quanto sarebbe durata. Di questi 1980 ci hanno lasciato il cap. Andando a vedere la mappa, mi ha stupito ieri vedere una grossa concentrazione su Roma, sul nord, su Milano, Torino, Napoli, ma poi Salerno, Catania, tutto il Triveneto. Ebbene, se voi andate a vedere i numeri della banda larga, della penetrazione, vi accorgete che sono le stesse zone. Dove non c'è la collocazione fisica della banda larga della rete, le persone inevitabilmente non vanno a cercare neanche il pubblico. Attenzione, perché quelle sono aree presidiate che o si lasciano agli operatori o restano povere, e in cui non siamo minimamente presenti. Può sembrare assurdo, ma è così. Una collocazione che dava il 37% di penetrazione al centro, il 9% alle isole, il 15% al sud e quasi il 50% fra centro-nord, centro-est e centro-ovest. Ovvero queste sono le persone che si interessano a noi. Intere province senza neanche un iscritto. In parte è normale, perché è un ministero che non si rivolge ai cittadini. Pensate però se lo stesso lavoro lo vanno a fare la salute, l'istruzione, con la georeferenziazione. Perché ho fatto la georeferenziazione? Perché se ci sono dei comuni in un cratere sismico che hanno la sospensione delle tasse, io voglio scrivere a quei soggetti, non voglio scrivere a tutti e 2000 che facciamo la sospensione, perché non è una cosa che si fa per far vedere che siamo bravi, ma perché serve a dei cittadini. Perché se il ministro va in un convegno a Torino, io informo quelli del Piemonte che si possono registrare, non gli altri. Altrimenti non faccio comunicazione pubblica, faccio promozione del ministro pro tempore, che non è la funzione della comunicazione istituzionale e dell'ufficio stampa. Chi ci guarda? Il 70% ci guarda da PC desktop, il 25% ci vede da mobile, il 5% ci vede da tablet.
Quindi attenzione, se parlate con Google, oggi vi dice che i tablet da qui a 10 anni andranno all'1% del mercato, perché pesano troppo, perché non ci puoi telefonare, perché ormai gli iPhone puntano a tutto. Le persone che lavorano probabilmente in un impiego pubblico hanno spesso a disposizione solo il computer per lavorare e quindi consultano quell'altro. Un dato che abbiamo presentato ad Ancona a ottobre presentando il progetto era quello sulle aperture medie. Osservatorio Mail Marketing, 14 miliardi di mail inviate in Italia ogni anno di tipo newsletter o DEM, promozione pubblicitaria, apertura media 30%, apertura delle amministrazioni pubbliche 14%. Io ho detto che volevo arrivare al 30%, dal primo numero la media è del 92% di aperture. Avere un pubblico che si iscrive, che vuole delle notizie, fa sì che quelle persone, se i contenuti ci sono, continuano ad averle. Alcune newsletter, come la prima, hanno 2.800 aperture. Ora, quando è stata inviata la prima avevo 600 iscritti. Com'è possibile? Le persone se le tengono nell'email perché hanno un oggetto che è un titolo. Hai tempo fino all'8 febbraio per la proroga. Ecco i 100 tirosini SOGEI se stai cercando lavoro con un contratto di apprendistato. Ricorda che c'è una proroga per il pagamento. E quindi ricorrono di continuo a quelle, perché non mi devo stampare 2000 circolari, perché dentro ho i link a tutto quello che mi interessa. La stessa cosa la uso per promuovere i social. Come? In parte chiedendo alle amministrazioni di produrre contenuti per i social che posso riutilizzare. SOSE è una società nata per fare gli studi di settore, che faceva degli studi sui comuni, quelli che sono i servizi, facendo un'infografica a torta, io l'ho fatta mettere su un tweet e anche dopo un mese dall'uscita della prima notizia l'ho potuta proporre agli utenti e quel tweet ha avuto un numero di visualizzazioni molto maggiore di quello originale, perché veniva inviato a queste persone. Qual è però il problema rispetto a tutto questo? Che tutta questa cosa nasce dalla mia volontà, è anche uno dei miei obiettivi di risultato per la valutazione del mio lavoro. Un domani non so a chi affidarla, perché per scrivere una newsletter serve l'osservazione di quello che fanno altri soggetti che si occupano d'altro, serve un benchmark su quello che fanno i soggetti in campo, e in Italia non fa niente nessuno purtroppo in questo modo, e serve un minimo di fantasia. Esempio, par condicio, promozione dei 70 anni della Costituzione, iniziativa MEF, poligrafico, MIUR, c'è il ministro Fedeli, c'è il ministro Padoan, siamo in par condicio, devo dare una comunicazione molto istituzionale. Bene, non metto l'immagine su Instagram del ministro che parla fra i ragazzi con i ragazzi sfocati, non metto il volantino con i loro nomi, metto la copia della Costituzione fatta dal poligrafico usando un loro Instagram e dico che sul sito del Ministero è presente l'intervento che il ministro ha tenuto in tale occasione, senza neanche nominarlo. Chiaramente sono esercizi di stile, se volete, che però funzionano. Un ultimo campanello d'allarme. È uscita a gennaio una ricerca che Repubblica ha mandato attraverso l'alert su Telegram. Ovviamente ero iscritto anche al canale Telegram di Repubblica, oltre ad essere stato il primo ministero ad aprire Telegram in Italia, ma poi il MIUR l'ha fatto meglio di noi, c'è molto più pubblico, quindi è più bravo e ve lo racconta dopo. Ci sono, in questo articolo di Barbara Ardu, i 10 profili più richiesti dalle aziende e dai cacciatori di teste nel 2018, dall'email marketing manager all'architetto del cloud. Ecco, nel 2018 serve l'email marketing manager, chi le sa scrivere, chi le sa spedire, chi sa monitorare i dati, serve l'architetto del cloud, serve il sales lead generation, il digital officer, il cyber security manager, il data protection officer. Il data protection officer. Quante amministrazioni hanno individuato il responsabile della privacy richiesto per legge da oltre 10 anni? Stendiamo un velo pietoso. Le aziende però non stanno cercando, e neanche i cacciatori di testa, i social media manager, i social digital strategist. Attenzione, stiamo percorrendo un settore probabilmente in anticipo e nel 2028 le aziende si renderanno conto che serve tutto questo, ma non possiamo lasciarci alle spalle l'organizzazione su cui aziende private stanno arrivando nel 2018 con delle figure che per assurdo, per legge, tra il CAD e altre iniziative estemporanee, noi avevamo da molto tempo prima. E i concorsi pubblici non prevedono l'immissione in ruolo di queste figure nei ministeri, al più nelle aziende, al più con selezioni per titoli. Quindi non stiamo costruendo se non buone prassi che è faticosissimo sedimentare. La buona volontà viene messa, i risultati arrivano, è giusto
portarli in giro, farli conoscere, ma probabilmente serve un di più. La dimostrazione che nella pubblica amministrazione si può fare non è in iniziative come quella di oggi, ma in un lavoro che portiamo avanti da anni, probabilmente bisognerà essere ancora più costanti nel chiedere all'interno delle amministrazioni di codificare queste esperienze per evitare che tutto si disperda come nel finale di Blade Runner. Grazie, grazie.